Allora, eccoci tornati in diretta. Allora, come contributo io partirei da Conte. Conte ha fatto una piccola intervista e quindi abbiamo raccolto che cosa Conte ci racconta. Vediamo. Siamo al cospetto di un'accusa gravissima. Se si arriva ad accusare apertamente, ripetutamente, in tutte le trasmissioni televisive, in tutti i canali social, il Presidente del Consiglio di avere tradito il mandato di difendere l'interesse nazionale e di avere agito per tutelare non si sa quale interesse personale, allora il piano delle valutazioni che siamo sollecitati a compiere è completamente diverso. Se queste accuse avessero un fondamento, saremmo di fronte alla massima ferita, al più grave vulnus inferto alla credibilità dell'autorità di governo, con la conseguenza che chi vi parla non potrebbe esitare un attimo a trarne tutte le conseguenze, senza neppure attendere che mi venisse chiesto da chi che sia, sarei costretto a rassegnare all'istante le dimissioni da Presidente del Consiglio. Se però queste accuse non avessero fondamento e anzi fosse dimostrato che chi le ammosse era ben consapevole della loro falsità, avremo la prova che chi ora è all'opposizione e si è candidato a governare il paese con pieni poteri sta dando prova, e purtroppo non sarebbe la prima volta, di scarsa cultura delle regole, della più assoluta mancanza di rispetto delle istituzioni. Ecco, questo è, diciamo, lo sfogo, l'altrui colpa di Conte. Però io ho dovuto andare a cercare, e abbiamo scartabellato per una settimana, per capire come mettere in piedi questa trasmissione, perché poco si sa e poco ne sanno i nostri telespettatori. Ma a parte questo, io avrei preferito che invece Conte facesse una buona pubblicazione e la mandasse a tutti, come ha fatto precedentemente un altro Presidente del Consiglio, per informare su questa operazione, che è importante conoscerla, è fondamentale perché è innovativa sotto punti di vista. Ma invece passeremo alla seconda parte, invece Gualtieri, diciamo punto 606, Gualtieri ci spiega invece che cosa vuol dire. No, è un problema che è stato sollevato. Il MES viene accusato di un eccesso di potere. Allora sentiamo il ministro Gualtieri e poi spieghiamo dove sta appunto uno dei problemi delle contestazioni di questo MES. C'è una sorta di complesso di inferiorità dell'Italia che si considera sempre come quello che deve ricevere aiuti. In realtà, storicamente, siamo tra quelli che li hanno dati e quindi no, insomma, sarebbe persino più corretto. Io non voglio che ci sposiamo le posizioni super attente e restrittive della Finlandia, dell'Olanda e della Germania, ma insomma, c'è anche una quota di verità nella posizione di quanti, rappresentando i cittadini e i loro bilanci, vogliono effettivamente verificare che il fatto che pezzi significativi di PIL siano messi a sostegno dell'integrità della casa comune, che è la nostra meta, siano anche le condizioni, siano condizioni che poi consentano di non perdere risorse. Quindi, diciamo, l'eccesso di potere, se c'è un eccesso di potere il MES, è un eccesso di potere degli stati, che hanno tutti diritto di veto su qualsiasi decisione del MES. Diciamo, se poi noi riteniamo che il fatto di avere noi troppo potere sia una cosa negativa, è anche una discussione sensata, perché io effettivamente da convinto europeista credo che sulle grandi temi occorre passare invece al voto a maggioranza, quindi al metodo comunitario. Invito a capire solamente, e quindi anche a chi si definisce sovranista a fare un po' pace con se stesso, che la posizione, che quello che loro chiamano eccesso di potere del MES, è esattamente la garanzia che gli stati, più meno inclini a una imposizione federalista, vogliono del controllo delle proprie risorse. Adesso. Ecco, allora, Rosanna Moracci, un commento, lei cosa ha capito di questa presentazione? Poi ne abbiamo un'altra perché ulteriormente Certo che approfondisce. tra il Premier Conte e il Ministro delle Finanze, immagino tutti i cittadini che l'hanno ascoltati, no? Magari si volevano far sentire, ma se succede qualche cosa, è chiaro che non succede niente, perché dicono tutti che non succede niente,
ma ci auguriamo che non succeda niente. Ci auguriamo, non è detto. Ma però, se dovesse piovere, il qual è un brand? Ma il mio conto corrente che fine fa? Se la banca fallisce e non entra in me, pago sempre io, perché paga sempre il correntista, se supera una certa soglia, no? E nessuno ha spiegato agli italiani cosa succede in caso che. Gli italiani vogliono sapere. Quindi, siamo uno stato solido perché hanno detto che abbiamo liquidità. La liquidità è dovuta dai conti correnti degli italiani attualmente. Mi devono dire oggi, se succede quello lì, che speriamo che non succeda mai, no? È vero che i buoni che compro invece di 100 valgono 70, la ristrutturazione del debito, come la fanno? Io che lavoro e prendo lo stipendio, cosa ci rimetto? Questo gli italiani devono spiegare. Alessandro Busato. Mi sembra semplice, Sì. Scusato. Ma io torno ai ragionamenti che ho fatto prima. Cioè, no, in questo caso critico, cioè nella il cittadino vuole sapere, dopo chi c'è che metteva i schei? Ma no, si dice, no, ma il cittadino si deve chiedere un'altra cosa. Ah, le banche storicamente in Italia non possono fallire, ok? Non possono fallire le banche. Visto. Non potevano fallire. L'intervento è in conseguenza di quello. Perché quando fallisce una banca, trascina dentro nel proprio ventre non solo i correntisti di quella banca lì, ma un pezzo del sistema, perché hanno dato affidamenti a mutuo, prestiti, hanno... Ma il MES come interviene? È un grande ombrello che qualora tu sia preso con le bombe... Io ho 100.000 euro in banca, se succede qualcosa, il MES in che cosa mi può aiutare? Il correntista. No, ma non è nel piccolo correntista, qua stiamo parlando di quando... Il piccolo quando... correntista subirà l'evento che certo. Subirà. No, no. E quindi il piccolo correntista la banca... non subisce niente perché fino a 100.000 non interviene nemmeno il bail-in. Significa il bail-in, sì. Significa che una banca dopo la riforma... Arriva anche a 30.000, perché il bail-in non specifica esattamente, ma comunque no. Speriamo che resti a 100.000. Che io sappia, il bail-in entra oltre i 100.000. No, ma comunque, vabbè. Speriamo, Dio ce la mandi buona. Ma il MES come interviene in un fatto di questo genere? Lui uno Stato in estrema difficoltà e che ha... italiano, parliamo di un cittadino italiano, dice mischia e dove sei che li metto. Ma non cambia niente per il cittadino italiano. A me non cioè, cambia solo se dovesse essere la catastrofe planetaria da un punto di vista economico, stanno intervenendo in Italia come sono intervenuti con la Grecia, quando era in predisesto la Grecia lo Stato. Che ricordo invece intervenire questo recinto poteva essere salvata, era meglio che non salvarla, così ecco, se la sono mangiata. Se quello è stato l'esempio di come salvare uno Stato, signori, ragazzi. Ve l'ho già detto prima, se la pensiamo così e se pensiamo che l'Unione Europea non serva a nulla, bisogna dire chiaramente che bisogna uscirne. No, no, solo no, che no, nessuno no. Mi spiega quando si esce da un sistema come l'Unione Europea dove va a finire la nostra economia. No, stiamo delle due l'una, non è che possono stare assieme. Scusi, questa è una ipotesi, si può anche uscire dall'Europa, ma non è da invocare. Io sono per un'Europa anch'io. Dove le regole valgono per tutti e come a casa mia, se uno cassa per terra, non è che dico allora esatto. Io cerco di tirarlo su. Ma... Allora, abbiamo vissuto l'epoca della Grecia, la Grecia ha 11 milioni di abitanti e un'economia più piccola della Lombardia, l'hanno distrutta, si sono venduti anche le scarpe. Oggi chi va in ospedale in Grecia non ha neanche la possibilità di curarsi, le medicine non ci sono più e la Germania sì, garantito, guardi, testimone oculare, non si preoccupi. E faremo un servizio in Grecia così... L'ha distrutta l'Europa o i governanti greci del tempo? No, le do la risposta. Lei mi ha fatto una domanda, gliela rispondo. Allora, i governanti greci che hanno truffato il governo greco, che hanno comprato, adesso non mi ricordo quanti sommergibili, hanno comprato non so quanti centinaia di carri armati. Si pensa che la Grecia era così al punto critico, aveva bisogno di tutta sta roba. Quando li hanno accusati penalmente, si sono rifugiati in Germania e la Germania non ha dato l'estradizione.
Perché tutta la fornitura, scusi, tutta la fornitura fatta alla Grecia veniva dalla Germania, carri armati e sommergibili. Sì, e così abbiamo capito cosa succede. No, ma il punto... no, perché ubi maior minor cessat. Sì, professore, però il punto è proprio questa quello. È la domanda. Cioè, se la domanda ha in parte questo una risposta meccanismo che ci aiuta a non cadere in quel problema? Ma quel problema era la conseguenza di... No, questo meccanismo ma questo ci aiuta. Meccanismo è più o meno simile a quello che è successo con la Grecia, ma è un meccanismo che entra in funzione quando ci sono delle, come dire, delle perturbazioni economico-finanziarie di uno Stato così tanto grosse da prevedere che di lì a due mesi non riesci più a pagare lo stipendio di chi che sia, non riesci a comprare il gasolio per far andare avanti le macchine di... Allora quando abbiamo... interviene un terzo che ti presta dei soldi, il meccanismo in grande o in piccolo è sempre uguale. Chi è che quando decide, tu non riesci ad arrivare all'altra 15 giorni del mese successivo, siccome abbiamo deciso che facciamo una trasmissione tecnica, o la buttiamo sul tecnico o la buttiamo sul politico. No, tecnico, e il va mix bene. È questo, il mix sì. È questo. Quando tu sei messo talmente male che hai bisogno che un altro ti dia la mano, ti dà una mano, ma ti dice non puoi continuare a fare la cicala. Perfetto, okay? Perfetto. In Grecia allora, è successo però, questo. Allora, su questo sono assolutamente d'accordo. C'è un piccolo particolare. Che le banche tedesche, compreso la Deutsche Bank, ha prestato alla Grecia i soldi per comprare 400, cioè la Grecia, dimentichiamo la Grecia, facciamo conto che la Lombardia, che è un'economia tre volte più grande di quella della Grecia, ha avuto i soldi dalla Deutsche Bank per comprare i carri armati, quattro sommergibili, e si è indebitata nei confronti di queste banche. Poi, siccome non riusciva a restituire sta roba, sto ferro vecchio che gli hanno venduto, no? E allora ha dovuto subire, e in questo momento stanno subendo i cittadini. Questo è l'evento della Grecia. Non vorrei che ripeterla. Allora, questo invece è il nuovo evento, che è costruire questa superbanca che unifica tutte le banche, che qual è il vantaggio? Ma io non sto discutendo che è cattivo o buono, io sto volendo capire, i nostri telespettatori devono capire se effettivamente c'è un vantaggio, e dove sta. Il vantaggio è che grandi paesi possano speculare, perché sapere che esiste uno strumento che può intervenire e immettere con tutta la forza che ha liquidità, ti fa pensare 10.000 una volta se vuoi fare una grande operazione di speculazione. In termini tecnici viene chiamato l'effetto bazooka, che è un po' quello che ha fatto il nostro presidente della BCE. Se compro i debiti dei paesi, di fatti sto immettendo moneta nella liquidità di quei paesi, li metto in fritta. Ed evito che quei paesi vengano aggrediti dal punto di vista della grande speculazione. Quindi, intanto, ha questo effetto deterrente. Nello specifico per l'Italia, è un paese che aiuta, non è un paese che viene aiutato. Beh, insomma, tant'è che ragione Gualtieri, avendo noi il diritto di veto, perché abbiamo il 17% del board. Avendo noi il diritto di veto, perché la decisione deve essere presa all'85% dei ministri delle finanze, noi abbiamo un diritto di veto. Tant'è, cosa dice? Un europeista non dovrebbe apprezzare questo. Sì, no? Ma non entriamo nei dettagli. Quindi noi siamo un paese che non ha... Allora, stiamo dicendo al mondo che siamo spaventati, come se noi abbiamo un'economia fragile. No, non siamo spaventati, non sappiamo niente. Noi abbiamo un'economia che invece presta la cosa che la cosa che mi spaventa è che di questa operazione nessuno ne sa nulla. Prego. Se posso, io purtroppo sarà che quando uno si scotta con l'acqua calda, dopo ha paura anche dell'acqua fredda. Allora, ci ricordiamo tutto quello che ci veniva detto e dopo quali sono state le conseguenze. Facciamo l'esempio dell'euro. Avremmo lavorato un giorno in meno, saremmo stati tutti più ricchi, ci siamo trovati esattamente all'opposto. Adesso ci dicono, signori, è uno scudo in più, ci servirà, eccetera, intanto mettiamo i soldi, dopo qualora ne abbiamo bisogno, ce li daranno, ce li restituiranno, interverranno. Intanto servono la Germania. Intanto ci dicono comunque che per averli però noi dobbiamo rispettare determinati parametri che putta a caso... In questo siamo momento fuori. Noi non stiamo rispettando, cioè noi non li abbiamo, quindi di fatto siamo tagliati fuori. La modifica per la quale noi non siamo d'accordo è appunto perché
queste modifiche che vengono fatte non rientrano nel quadro italiano, cioè noi non abbiamo la possibilità in questo momento eventualmente di accedere. Però dopodiché vorrei entrare da un punto di vista squisitamente politico-tecnico. Questo tipo di decisione politico, perché dopo tecnico è giusto discutere. Se ne faccio una domanda cattiva dopo. No. Se lei entra nella politica, glielo faccio. Allora, io parlo sulla questione politica. Allora, secondo me è giusto che ogni paese decida in Parlamento se aderire o meno dopo una discussione nelle commissioni competenti, certo, e dopo una discussione parlamentare. Bene, questo diritto democratico ci è stato completamente tolto alla luce di quello che ha detto Gualtieri. Il MES è immodificabile, dopodiché ci dicono adesso lo trasliamo tutto a caso nel 2020, e anche qua io non ho capito, allora è modificabile o non è modificabile? Non l'hanno spiegato. Non anche entriamo qua nella filippica, ma questa questione del MES, che io arrivo tardi perché sono fuori dal gioco politico e ci rimango volentieri. Salvini ha parlato di immigrazione, non ha parlato di MES da quando è uscito dal governo, perché voleva fare quello che voleva fare, è giusto che sia così, o l'hanno buttato fuori. Ma non ha detto porca miseria, stanno facendo il MES, è venuto fuori adesso? Perché è venuto fuori adesso? Ecco, questo è l'aspetto. Questo allora, che mi preoccupa. Ho detto porca miseria. Questi sono i vantaggi e questi sono gli svantaggi. Posso spiegare in tre secondi la genesi? Sì. Allora, anche in base alla conferenza stampa che era stata fatta, era stata sottoscritta, erano due le risoluzioni che erano state sottoscritte, dove si impegnava alla vigilia dell'incontro con l'Europarlamento, con Conte, di non procedere ulteriormente con la ratifica del MES e di venire a riferire a giugno e di riferire in Parlamento. È stata sottoscritta dalla Lega e dei 5 Stelle, dove si impegnava il governo a non procedere ulteriormente sul MES. Noi siamo rimasti là perché c'è una risoluzione, c'è una cosa l'ha gestita personalmente Conte. Bravissimo. Esatto. Dopodiché veniamo a sapere che questo, fregandosene altamente delle indicazioni date dalla loro governo, ha di fatto ratificato una decisione contro quella maggioranza. Quindi che non c'è. Ha informato il governo, non l'ha informato. No, ma tra l'altro gli è stato dato un mandato chiaro, lui non doveva continuare, doveva riferire alle Camere. Invece adesso veniamo a sapere dal ministro Roberto Gualtieri che l'accordo è stato preso ed è immodificabile. Allora, qua si apre una procedura di, per alcuni, tradimento, per altre dislealtà, dopo vediamo tutto quello che gli va detto. Questo vedremo domani e la prossima trasmissione, perché non finisce qua sicuramente. Invece vogliamo far vedere chi è il personaggio che comanderà, con pieni poteri, no? Che comanda il MES. Allora, vediamo. E che cosa è il MES effettivamente? Perché il MES andrà a comprimere la Banca Europea e quindi tutti i poteri passeranno al MES. Allora, o a scavalcarle, qui l'eccesso di potere. Allora vediamo Klaus Regling, è il padrone d'Europa, abbiamo titolato. Facciamo una chiosa un attimo. Klaus Regling dove è il successore di Draghi, ma non è diventato successore, la Banca Europea ci hanno messo un'altra signora, Christine Lagarde, e lui l'hanno messo in quello che sarà la futura Banca Europea, che è appunto questa del MES. Prego. Allora, ha lavorato per il Fondo Monetario Internazionale, ha seguito i programmi per l'Africa e ha seguito anche il programma per il salvataggio della Grecia, quindi perfetto, nel momento in cui è intervenuta la troica. Tutte cose da andare fiero. L'Africa ce l'abbiamo noi. Poi, vabbè, è stato ministro delle finanze tedesco, ha curato i trattati di Maastricht, quindi è stato una delle figure che ha partecipato alla stesura, alla trattativa per i trattati di Maastricht, è stato anche rappresentante tedesco alla nascita dell'euro, quindi ha seguito anche la nascita, appunto, la trattativa per la nascita dell'euro, e poi è stato capo appunto di quello che in sigla è il EPS,
Sì, ma insomma, è giusto per i nostri telespettatori dare anche un acronimo. Eccolo qua. Allora, il Fondo Monetario è stato anche capo della divisione Affari Economici Internazionali e poi appunto al Fondo Salva Stati. È ovviamente incaricato senza suffragio europeo, perché non viene eletto chiaramente dall'Europa, e dal 2017 è direttore appunto del MES e resta in carica per 5 anni. Ecco, questa è la figura a cui probabilmente faceva anche, come dire, per certi versi, riferimento prima il ministro Gualtieri quando parlava dell'eccesso di potere, perché questo MES, questo meccanismo europeo di stabilità, ha veramente una forza, diciamo, superiore forse ad organismi come la Banca Centrale Europea, come la stessa Commissione. Perché? Perché non dipende dalla Commissione Europea, le fanno parte i ministri, però può agire in maniera indipendente, tra virgolette, come ad esempio intervenire per ad esempio salvare le banche tedesche, fornire che denaro che non va a incidere sul debito pubblico. Aspetti. Allora, intanto c'è anche un italiano che fa il segretario generale, un bravissimo ragazzo di Perugia. Mi spiace che non l'avete detto, perché è un bravissimo studioso. No, lo dice dopo Gualtieri in un altro intervento. Un bravissimo ragazzo, un grande studioso, fa il segretario generale. Sì, ma andiamo al sodo. Sentite che c'è anche un tedesco, è peccato, c'è anche un italiano. Ogni tanto che ne abbiamo uno italiano che sta lì, che fa un grande lavoro. Tutte le decisioni che riguardano salvare gli stati e la modalità con cui salvarlo devono essere presi nel boarding di questo organismo. Devono esserci per forza i ministri delle finanze di tutti i paesi europei. Questo organismo è un organismo tecnico, così come esiste il direttore generale del Ministero delle Finanze. Il direttore generale del Ministero delle Finanze italiano non è eletto da nessuno, tutti ma è un grande tutto. Tecnico, la politica non può, tutti decideranno. Tutti sono tecnici, abbiamo in tutti i ministeri abbiamo i tecnici. È un organismo tecnico, ma non può assumere la decisione di salvare un paese. E nella modalità con cui salvarlo e verificare se ci sono le condizioni, addirittura questo Gualtieri dice bene, noi, la Germania e la Francia, avendo quote di partecipazione, che abbiamo un diritto di veto, cioè noi non potremo impedire di salvare un paese. Questo addirittura, per chi è europeista convinto, potrebbe essere un limite. Ma questo può essere addirittura una garanzia per noi italiani, perché siamo noi a decidere con il nostro ministro delle finanze come intervenire in quei paesi. Sì, ma se noi non accettiamo per esempio il diktat della MES e diciamo di no, cosa succede? C'è un veto, abbiamo il 17%, non si può fare nulla. Sì, quando hai fatto il veto non blocchi la banca, ti scavalca e prende la banca. No, hai bloccato l'operazione. No, la blocca l'operazione, ve lo garantisco io che l'operazione a livello europeo, un singolo, anche se al veto non lo blocca. No, comunque, ti esponi. La questione è la conseguenza diretta anche delle modifiche che sono state introdotte alle banche. Basilea 1, 2, 3. Cioè, quando si arriva a Basilea 3 si dice sui bilanci delle banche, per essere rassicurati per i mercati che tu non abbia in pancia tanti crediti inesigibili, devi valutarli di anno in anno, e sappiamo la conseguenza diretta di questi anni è che sono strapiene tutte le banche, le nostre tutto sommato, dopo quello che è successo, gioco forza, si sono notevolmente pulite. Contratti sti NPL, ma sono pieni dappertutto. Questo è come se fosse in Germania qualcosa. Sono strapieni di NPL, di tutto. Di tutto derivati. Significa, ma anche qua bisogna che ci intendiamo, hanno debiti ma il sistema bancario per antonomasia è per dare credito. Parliamo della, parliamo di filosofia. Parliamo della Deutsche Bank. Parliamo della Deutsche Bank che ha negata. No, c'è una banca in particolare in Germania che ha detta del Sole 24 Ore, Corriere della Sera, New York Times, tutto quello è nel guano totale, che non è salvabile. Con questo MES la salvano. Esatto. Allora, perché non hanno salvato le nostre banche? Perché
talmente duro che noi altri i 14 miliardi che noi diamo sono degli italiani, sono le nostre tasse. La domanda è al contrario, lasciamo che quella banca tedesca, non perché è tedesca, ma perché dentro l'Unione Europea significa che se salta quella banca salta tutto il sistema, tutto, perché abbiamo pezzi di quella banca, ce l'abbiamo anche noi. Quella banca, quella banca contiene un sacco di titoli di Stato italiani e contiene un sacco di titoli quindi tedeschi. Quindi la lasciamo saltare o no? No, no, mi scusi. I tedeschi l'hanno portata fino a questo punto. Adesso la vogliamo salvare? Certo che la vogliamo salvare, ma sto dicendo, è equo questa operazione, visto che noi non ci hanno aiutato, anzi quando... Ma non è vero. Non è vero. Quando il presidente Napolitano ha detto bisogna salvare Banco di Paschi di Siena, i tedeschi hanno detto non si può fare perché questo, loro però le loro società e le loro banche le salvano in questa maniera. Allora o l'Europa è unita e c'è il principio diffuso, oppure se preferiamo che i tedeschi facciano i cavoli loro, no, e che ci sopportano i nostri debiti, perché i nostri debiti pagano quelle banche, perché se la Deutsche Bank compra i debiti italiani guadagna molto di più che se compra i debiti, cioè i titoli di Stato tedesco. Certo. Allora, se vogliamo una regola comune, i tedeschi non possono aggredirci ogni volta che cerchiamo di sistemare la nostra economia, che è chiaramente in difficoltà. Allora, abbiamo dei problemi di bilancio che sono questo problemi di bilancio. Qua, che possa quello essere che la mia preoccupazione non è che il MES sia cattivo, vorrei sapere se questo personaggio qui, che doveva succedere a Draghi, ma non è andato là perché sapevano già che la Banca Europea veniva emarginata, e sarebbe il MES, avrebbe preso in mano, sarebbe diventato il protagonista e sarà il protagonista di questa cosa qua. Allora, questo mi preoccupa, prego. No, allora, dobbiamo fare un breve break pubblicitario, torniamo subito e proporremo anche per i telespettatori un altro intervento del ministro Gualtieri, che ci racconta appunto chi è il MES, ma poi fa anche delle considerazioni interessanti. A tra poco.